Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta trapunta. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono, per la torta, farina di tipo 1, fecola di patate, uova, di cui tuorli e albumi separati, zucchero semolato, lievito per dolci, olio di semi di arachidi, acqua gassata, sale e vanillina. Per la crema, mascarpone, uova, zucchero, cacao amaro e aroma di vaniglia. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame, mettere gli albumi, il sale, azioniamo il bimby senza il misurino per 4 minuti a velocità 3,5. Gli albumi sono perfettamente montati, trasferiamoli in una ciotola capiente e rimuoviamo la farfalla. Senza lavare il boccale e senza la farfalla, mettiamo lo zucchero semolato, i tuorli, chiudiamo con il coperchio senza il misurino e azioniamo il bimby per 3 minuti a velocità 5. Aggiungere l'olio, posizionare il misurino e azionare il bimby per 30 secondi a velocità 5. Aggiungere l'acqua gassata, la farina, la fecola e la vanillina. Azionare il bimby per un minuto a velocità 5. Aggiungere il lievito e azionare il bimby per un minuto a velocità 5. Trasferire il composto nella ciotola con gli albumi. Amalgamare delicatamente. Trasferire il composto in una teglia da 35 x 35 cm rivestita con carta da forno e livellare bene. Prepariamo adesso la crema, mettere nel boccale lo zucchero. Azioniamo il bimby per 10 secondi. A velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il mascarpone. Azionare il bimby per 2 minuti a velocità 3. Aggiungere il cacao, aroma di vaniglia, e le uova.
posizionare il bimbi per 40 secondi a velocità 3. La crema al mascarpone è pronta, trasferire in una sacca a poche. Formiamo le righe incrociandole come una griglia. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 25-30 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dalla teglia. Torta trapunta. Grazie e alla prossima ricetta!